Alberto Giuliani, avevamo detto un passo in avanti dopo la partita con la Lube, oggi possiamo dire due se non tre indietro. Cosa si può dire dopo una gara del genere? Sì, no, si può dire tanto dopo una gara del genere, perché secondo me stasera abbiamo perso perché Padova ha fatto una buonissima partita al servizio, ha usato delle armi che a noi danno molto fastidio, tipo la variazione di servizio tra flottante, corta, Slati ha sofferto tanto, ma tutta quanta la linea di ricezione, il cambio palla è sceso drasticamente, credo che ricezione e cambio palla stasera siamo stati abbastanza inguardabili. Le altre cose le abbiamo tenute più o meno a loro livello, però con il cambio palla così basso si ha sempre la sensazione di non essere in partita. Hai provato a modificare qualcosa almeno nel terzo set con la ricezione in alcune rotazioni a 4, però non è servito neanche questo. No, abbiamo continuato a soffrire e loro hanno continuato a colpire Slati anche su pochissimi centimetri di campo, quindi per questo dico che noi siamo stati inguardabili, nessuna scusa, però Padova ci ha messo del suo con buonissimo servizio, una buona struttura di gioco. Oggi era una gara fondamentale per sperare di poter agguantare i playoff. A questo punto quali possono essere i vostri obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di migliorare, perché non voglio vedere la mia squadra giocare in questa maniera, prima di tutto. E poi andare avanti aspettando di vedere cosa può succedere, giocando meglio innanzitutto, vedere cosa succede anche giocando senza pressioni e poi aspettare il turno finale, il gironcino che mette in palio una posizione importante per la Challenge Cup del prossimo anno.